Il motore ha iniziato a fare fumo e la barca ha cominciato ad imbarcare acqua, inclinandosi improvvisamente. È stato il panico, la gente soffocava e cercava di salire in superficie. Gli scafisti, invece, cercavano di fuggire. In mezzo a tutto quel caos, ho stretto il mio nipotino tra le braccia e ho lottato con tutte le mie forze per mantenerlo al sicuro. La voce tremante della sopravvissuta al terribile naufragio che si è verificato al largo della costa di Cutro, in provincia di Crotone, ci racconta la notte più terribile della sua vita. Fortunatamente lei può ancora narrare la sua versione, non come le 80 vittime che lo Ione ha trascinato nel suo fondale privandole di un futuro. Quella notte il mare ha colpito le loro speranze, i loro sogni e le loro vite. Donne che non vedranno mai i loro figli crescere, bambini che non potranno più giocare. L'oceano, da sempre simbolo di libertà e avventura, si è trasformato in un abisso spietato che ha inghiottito le loro esistenze. Un mare che avrebbe dovuto portare una nuova vita ha invece condotto alla morte e al dolore. Oggi le voci di queste vittime sono state ridotte al silenzio e le loro identità cancellate. Sono diventati KR14F9, KR12M6, una sigla, dei numeri, delle lettere, privi di un nome e di una storia. Per questo noi abbiamo il dovere di ricordarli riconoscendo gli esseri umani, come noi che avevano il diritto di vivere e di cercare un avvenire migliore. Non possiamo restare indifferenti di fronte alla loro sorte, ma dobbiamo lottare per una società in cui i diritti umani e la dignità di ogni individuo siano rispettati e tutelati. Solo così i corpi di tutti coloro che sono morti durante i viaggi della speranza potranno riposare in pace. La loro storia deve diventare parte della nostra storia, una storia che non può e non deve essere dimenticata. Dobbiamo fare in modo che tragedie come questa non accadano più e che ogni individuo, indipendentemente dalla propria provenienza, possa avere un futuro dignitoso. La loro speranza non deve essere più infranta come le loro vite, a soli 100 metri dalla spiaggia, inghiottite dall'incessante ferocia del mare Forza 4.